Io vi do un bacione a tutti voi ragazzi, guardate Roccol. Dolce nera, ciao. Per caso, devo dire proprio per caso, perché in realtà l'album era pronto proprio per i tempi di Sanremo, in realtà, cioè sarebbe dovuto uscire a febbraio e siccome per casualità a febbraio c'era anche Sanremo, per cui la mia etichetta ha presentato il brano, insomma, che è piaciuta, direttore artistico e direttore musicale, Paolo Bonolis e Mazzi, per cui beh, non è più il tempo in cui si scrivono canzoni per Sanremo. Probabilmente negli anni 60 si faceva questa cosa qua, scrivere canzoni appositamente da proporre su quel palco lì, però in realtà questa non è, ti dico proprio, non c'era nei progetti di andare a Sanremo, è capitato così per caso. Tra l'altro la canzone scelta per andarci è una canzone veloce, molto, abbastanza, cioè, di carattere, come un arrangiamento rock, molto, anche se non un rock sporco, ma un rock molto pulito, per cui è una canzone insolita per Sanremo, ecco perché sarà anche divertente questa cosa, perché cioè non è una canzone lenta, non è una canzone. Per cui io in realtà per quest'album ho scritto 70 canzoni, un'ottantina di canzoni, escludendo gli spunti ovviamente, perché, per cui, e poi dopo sono state messe, le ho messe insieme in maniera da creare un unico filo conduttore. Un concetto, un concept appunto dell'amore visto in diverse sfumature, anche attraverso l'amore nella politica, per cui c'è anche questo, cioè, come dire, l'amore nel senso d'appartenenza alla vita politica, ecco, no? Che possono avere, che può avere chiunque, insomma, che noi tutti dobbiamo avere. E così l'amore sentimentale, l'amore per l'amicizia, insomma, eccetera. Per cui in realtà fondamentalmente è un album molto omogeneo, sia dal punto di vista del suono che dal punto di vista delle tematiche trattate, però anche, diciamo, spontaneo, perché non è che avendo 70 canzoni ho dovuto scegliere in maniera forzata, no. In realtà alla fine mi sono ritrovata che avevo dei testi che partivano da un conflitto, da un contrasto d'amore, alla fine sfociavano sempre in una sensazione di speranza, per cui un amore, cioè un conflitto che poi arriva in una situazione di serenità, di speranza. E tutto questo mi ha fatto poi dare un senso fiabesco all'album, un senso fiabesco all'amore, chiamandolo Dolce Nera nel Paese delle Meraviglie, l'album, no? Molti ragazzi si fanno illusioni riguardo a alla partecipazione a questi reality, all'avere il successo. Lo scopo di molti ragazzi è avere il successo, cosa che non ha senso. Non ha senso perché il successo non deve essere l'obiettivo, il successo deve essere in caso una conseguenza, ma la prima cosa che bisogna cercare è un'identità artistica propria. Se tu pensi di andare lì solo per metterti in evidenza in quel tipo di reality qua, cioè non farai molta strada, o magari puoi avere un successo momentaneo, secondo me, ma poi alla fine, siccome il successo è già successo, i concerti ci saranno. Adesso li stiamo valutando bene che tipo di concerti fare, o provare in teatro, oppure, perché ci sono delle cose che io per esempio ho fatto in Germania, che non ho mai fatto qui in Italia, per esempio. In Germania ho fatto una tournée teatrale in cui suonavo piano e voce 1 ora e mezzo, e poi vabbè, una tournée nei palazzetti, vabbè, invece con la band, più dura, diciamo.